Amici Top, con grande piacere diamo il benvenuto a Don Francesco Cristofaro. Ciao Don Francesco. Ciao a te caro Paolo, grazie per l'invito. È un piacere, anche perché insomma già solo con questa inquadratura io sto tranquillo, mi sento in buone mani, direi proprio di sì. L'occasione per Don Francesco, che sicuramente molti di voi avranno già visto, perché hai una buona esposizione non solo sui social ma anche Rai 1, Canale 5, insomma il media aiuta a diffondere il Vangelo, o sbaglio? Esatto, è proprio così. Io lo utilizzo tantissimo, questo mondo digitale, per arrivare nelle case di persone veramente impensabili, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, e devo dire che sono abbastanza seguito. Penso che se si torna indietro di all'incirca 2000 e passa anni fa, forse ai giorni nostri era questo il metodo, anziché andare in missione a portare la parola di Dio, sbaglio? Sì, ma è bello poi questo, perché cambiano i tempi, però poi si cammina al passo con i tempi, quindi è bello anche utilizzare ciò che quel tempo, quel momento ci offre. Oggi sono questi mezzi e siamo questi. E per l'occasione si aggiunge anche un nuovo capitolo, del caso di dirlo, visto che stiamo parlando di un libro, è Lo sguardo di Gesù, pagine di misericordia. Questo è il titolo dell'opera che hai pubblicato, e guarda caso, sbaglio, questa parola misericordia con Papa Francesco è tornata di grande moda. Beh, intanto è vero, Papa Francesco invita sempre ad essere uomini e donne di misericordia, cioè non uomini che puntano il dito, ma uomini che allargano le braccia, cioè che accolgono, cioè che siano persone che sanno camminare accanto all'altro. Cioè questo significa che nella vita di tutti i giorni poi alla fine condividiamo le stesse battaglie, alcune più pesanti, altre meno pesanti, alcune visibili, altre invisibili, ma sempre battaglie sono. Allora, quando noi siamo disposti a camminare insieme, siamo disposti a prenderci per mano e ad aiutarci, mai col giudizio, ma sempre con la misericordia. Oggi, ahimè, anche purtroppo, rispetto alle prove che la vita ci mette di fronte, la pandemia, le guerre e tutto quello che succede, evidenzia il fatto come l'uomo è sempre più triste e anche smarrito, no? Con difficoltà a trovare dei punti di riferimento. È proprio perché tu sostieni sia senza Dio. Guarda, posso dirti questo Paolo, questo libro, Lo sguardo di Gesù, nasce proprio per questo, perché una persona come tanti, un giorno mi ha scritto una lunga mail raccontandomi un po' la sua vicenda, la sua storia, una storia molto triste di un uomo che all'apparenza aveva tutto, ma realmente si sentiva vuoto e quindi era convinto di non meritare la misericordia di Dio. Io mi sono detto, da sacerdote innanzitutto, non può passare questo messaggio. Se Cristo si è incarnato ed è venuto ad insegnarci un linguaggio che si chiama amore, c'è un uomo che non merita l'amore di Dio? Ho detto no. E allora ho iniziato un po' ad abbozzare una risposta per questa persona. E alla fine mi sono detto, ma perché non scrivere un libro? E sono andato in un pozzo grandissimo, che è quello del Vangelo, dove ci sono tanti esempi della misericordia di Dio, di persone che erano proprio diventate tristi a causa di vicende tristi della loro vita, ma è bastato uno sguardo e la loro vita è cambiata. E lì ci sono effettivamente tutte le risposte in merito alle varie situazioni. Tu questo libro l'hai strutturato in tre parti, se non vado errato. La prima, proprio vengono presentate questi racconti e brani del Vangelo, la seconda, narrata la tua vita e in particolar modo con l'esperienza naturalmente di fede, e nella terza
preghiere che hai composto personalmente, qui mi riallaccio al discorso del Papa dove proprio non troppi giorni fa dice che bisogna dare del tuo a Dio, essere vicini anche con tanta spontaneità, senza ripetere le preghiere in maniera così molto ripetitiva. Ma scusami Paolo, un figlio al padre lo tratta con distanza? Gli dà del lei? O si rivolge come figlio? Se noi siamo figli di Dio, allora siamo vicini al suo cuore e dobbiamo sentirci vicini a lui. E queste preghiere che sono nella terza parte sono un frutto della mia quotidianità, dell'incontro magari con un ammalato, della conoscenza di una storia particolare. Allora io nella mia preghiera presento queste persone che per me sono fratelli di viaggio e li presento alla misericordia di Dio. Però nella seconda parte non c'è soltanto la mia testimonianza di fede, c'è anche il mio incontro con quello sguardo misericordioso di Gesù. Io ho impiegato 18 anni dei miei 42, dimmi che me li porto bene perché sennò diventiamo subito nemici. Beh, 42 lo dici per così, per darti un tono, ma in realtà ne hai 30, lo si vede. Ecco, sarò tuo amico per sempre. Lo sapevo, ma giocavo il gioco. Allora, l'incontro con lo sguardo misericordioso sulla mia vita, perché io ci ho impiegato 18 anni per accettarmi. Io non accettavo la mia storia, non accettavo la mia disabilità. Io sono nato con una paresi spastica alle gambe, convivo con questa disabilità, sono uno dei sacerdoti in Italia con disabilità, ma soprattutto non accettavo il fatto che bambini mi dicessero: poverino, tu non puoi venire a giocare con noi, oppure l'occhio di pietismo dei grandi, che non mi guardavano mai negli occhi, nel volto, ma solo dalla vita in giù, cioè nel difetto. E un giorno questo sguardo misericordioso si è posato su di me attraverso un esempio del Vangelo. Ecco perché io uso i brani del Vangelo, perché chiedono a Gesù dinanzi ad una persona che era nata cieca, perché noi abbiamo una convinzione che quando uno ha una sofferenza sia una punizione di Dio, non è così, Allora chiedono a Gesù: maestro, ma perché questa persona è nata così? Chi ha peccato? Chi ha sbagliato? E Gesù risponde con molta naturalezza: nessuno. Lui è nato così perché attraverso la sua vita si manifestino le opere di Dio. Allora io da lì sono risorto, sono rinato, la mia seconda nascita. Anche io potevo essere uno che attraverso ciò che faceva poteva rendere gloria a Dio. E così è iniziata la mia storia anche sui social, la mia storia poi vocazionale, e oggi sono 16 anni che sono sacerdote. Parlavamo prima, a proposito di social, di quello che è il disagio che tanti di noi hanno e anche l'accanimento che c'è attraverso i social, i famosi leoni al tastiere e quant'altro. Come si riesce ad uscire da questa situazione che sembra peggiorare di giorno in giorno? Allora, io uso molto i social, ma richiamo sempre la realtà, perché sì, è vero che il social ti accorcia le distanze, no? Se io sono qui non posso essere lì nel tuo studio in questo momento, e quindi grazie a queste tecnologie noi possiamo fare un servizio, però non dimentichiamoci che c'è una realtà, ma soprattutto non dimentichiamoci che ci sono delle persone, e le persone hanno un cuore, hanno un'anima, hanno dei sentimenti. Tu vuoi dirmi qualcosa? Dimmelo però davanti, non ti nascondere, non fare l'hater. Non ti nascondere, perché non c'è bisogno. Se tu mi vuoi dire che sono brutto, a parte che non ti interessa, ma dimmelo in faccia. Abbi il coraggio delle tue azioni, abbi il coraggio delle tue idee. Oggi il mondo va male perché nessuno ha il coraggio di esprimere le sue idee con rispetto. Io non dico la tua idea è sbagliata, io ascolto la tua idea, però tu devi rispettare anche la mia. E allora, ecco, in questo senso sui social ci vorrebbe più vigilanza, ci vorrebbe anche molte regole più ferme, ci vorrebbero anche delle pene in alcuni casi. Però, ecco, perché c'è gente, Paolo, io lo voglio dire, che si è tolta la vita. Certo. Ragazzi, a causa del cyberbullismo, che si sono tolti la vita,
e c'è gente ancora impunita che se ne sta in giro. Anche perché ormai si vede giorno per giorno come si è sempre più abituati a giudicare tutto e tutti e non ascoltare. Questo, se riusciamo a recuperare un po' l'ascolto e ascoltare le persone, forse la strada può essere indicata. Ma le guerre nascono perché non ci si ascolta e non si dialoga, eh? Ma non solo quelle guerre lì che fanno esplodere le bombe, anche le guerre in famiglia, le guerre nella società. Quindi più ascolto e più dialogo. Allora lo vogliamo ricordare ancora una volta, Lo sguardo di Gesù, pagine di misericordia, e il tuo nuovo libro. Siamo collegati con? E in questo momento siamo nella chiesa di Santa Maria Assunta Simeri, in provincia di Catanzaro, con Don Francesco Cristofano. Meraviglioso. Grazie Don, alla prossima, è stato un piacere. Grazie a te, grazie. Ciao.